Milano è una città che rafforza continuamente il suo ruolo nella cultura, nella comunicazione, nell'arte, una cultura di rilievo internazionale, ma anche diffusa, partecipata, vissuta da tutta la città. E penso all'impegno dei volontari del Turing, che ci hanno consentito di ampliare l'orario di apertura di tanti luoghi d'arte milanesi. Una cultura diffusa anche con l'impegno di persone come Rosellina Archinto, una vera innamorata del libro, capace di comunicare emozioni e bellezza, in particolare nel campo della letteratura per i ragazzi. Una cultura che è anche creatività e che si diffonde attraverso la moda. Oggi premiamo Lorenzo Riva, maestro di eleganza classica e di modernità. E insieme a loro Radio 24, che rappresenta l'innovazione comunicativa dei media milanesi e che diffonde informazioni multitematica in tutto il mondo attraverso il web. Un'apertura al mondo testimoniata anche dalla benemerenza a Aldenni Fauci, poeta e pittore iracheno, che ha diffuso in Italia la conoscenza della poesia araba contemporanea. Ma anche una cultura che a Milano diventa strumento di inclusione sociale, di promozione della persona. Una cultura non per pochi, ma per tutti, come ci insegnano i nostri grandi della cultura milanese. E in questo senso agiscono realtà come la Scuola Popolare Gattosoglio, che consente a decine di ragazzi di recuperare e completare i percorsi di studio, ma anche l'Associazione Nazionale Subvedenti, che offre strumenti per la lettura, l'informazione e l'accesso alla conoscenza, anche in collaborazione con le biblioteche del Comune. Una cultura diffusa in tutti i quartieri della città. Penso all'azione svolta da fondazioni come Milano Policroma e dall'Associazione Culturale Barocco. Una cultura capace di nutrire lo spirito, di dar voce alla domanda di senso e di bellezza che risuona in ciascuno di noi. I premi al Cardinal Biffi e al Pontificio Istituto di Musica Sacra sono il riconoscimento di una straordinaria capacità di coltivare comunità e comunicare bellezza e verità. Le benemerenze di quest'anno mettono in luce il ruolo di Milano nell'economia nazionale ed europea, un ruolo di innovazione, di rilancio, particolarmente prezioso per tutti. Realtà come il Centro Studi Grande Milano, che promuove il sistema Milano nel mondo, è uno dei benemeriti. Molti dei riconoscimenti oggi valorizzano una dimensione che fa parte dell'identità profonda della nostra città, la solidarietà. Una solidarietà concreta che offre opportunità a tutti. Penso all'impegno di Mirabilia Dei sulla disabilità, a quello di Itaca nel campo della salute mentale, a quello dell'Associazione Koala nel campo della neuropsichiatria infantile, ai donatori di sangue Fidas. Una solidarietà attenta ai nuovi bisogni, come quelli espressi dall'Associazione dei Papà Separati, che riconosce e sostiene l'amore che tanti papà in situazioni difficili vogliono donare ai propri figli. Una solidarietà che si manifesta sul territorio. Il premio a Don Pier Giorgio Perini attesta il suo contributo di vitalità umana e spirituale, ma anche quello di tutte le parrocchie cittadine, veri presidi di socialità, di comunione, di educazione spirituale, ma anche civile. Penso all'impegno di realtà come la Casa della Carità, un laboratorio di accoglienza e di speranza che vede il Comune e la Diocesi di Milano insieme per un progetto concreto e di alto profilo sociale e umano. Quest'anno premiamo i volontari dei centri socio-abitativi per anziani del Comune di Milano, che collaborano ogni giorno con le istituzioni per vincere la solitudine e rendere migliore la vita di tanti anziani della nostra città. Una solidarietà che passa anche attraverso il tempo libero e lo sport. Penso a presenze come la Bocciofila Caccialanza, la più antica di Milano, che agisce come fattore di positività in una zona sulla quale abbiamo lavorato in collaborazione con le realtà del territorio. Oggi è presente anche la ricerca con il professor Mannuccio Mannucci, uno dei padri della moderna ematologia, un pioniere nello studio delle malattie del sangue. Ed è di oggi la notizia sul Financial Times
che la SDA Bocconi si è classificata tra i primi atenei europei e anche il Politecnico di Milano ha scalato le classifiche. Ringraziamo anche questi atenei, vi facciamo loro i migliori auguri perché continuino in questo percorso che hanno intrapreso con successo. Oggi prendiamo Gualtiero Marchesi, che in 60 anni di attività ha innovato la cucina milanese ed italiana, rimanendo fedele alla tradizione e all'identità di Milano. E premiamo Stefano Berti, testimone dell'aggressione costata la vita a Luca Massari. E anche grazie al suo coraggio e al suo senso civico, se i colpevoli sono stati assicurati alla giustizia. Grazie a tutti voi, grazie, perché siete per me e per Milano fonte di vera felicità, oltre che una motivazione forte nel mio lavoro quotidiano. A Milano politica è sinonimo di fare e di servizio, servizio come lo intesero Sant'Ambrogio e San Carlo. Di San Carlo vorrei citare la frase «Omnia cooperantum in bono», «Tutto serve al bene», la scritta del suo cartiglio episcopale. Questa frase esprime fiducia in tutto ciò che proviene da un impegno consapevole, dalla passione di crescere. Al di là delle appartenenze, serve al bene di tutti. Milano identifica il bene con l'incontro tra innovazione e tradizione, tra impegno personale e traduzione di questo bene personale in impegno al servizio del bene comune. Pensiamo, come simbolo di tutto questo, al Museo del Novecento. Pensiamo a come l'abbiamo voluto. Una grande scala che sale e che ad ogni livello, sottosuolo, terra, cielo, prova genio e capacità innovativa, dalla metropolitana fino al Neo di Fontana. Così deve essere Milano. Energia per crescere, tensione creativa e positiva per generare un'idea nuova di società, di paese, che valorizza il merito, che premia il bello, che incoraggia i giovani, che investe nella modernizzazione, che offre ad ognuno libertà e opportunità per scegliere e costruire il proprio futuro. Questa è Milano, questa è la città che vogliamo. Grazie.